questo programma è andato. Paolo, tirami sulla cravatta. Aiutami a ricompormi. Sono tanto bravo con le cravatte. Sì, non te le metto. L'ultima volta che ti sei messo la cravatta quando è stata? La Lavalier al premio Strega, premio la cravatta Strega degli anarchici. Sì, sì, per le occasioni importanti. Aspetta, sì, che mi sono. Signore e signori, Paolo Cognetti, fate un applauso! Benvenuto! Benvenuto, benvenuto Paolo, come stai? Benissimo, ieri, oggi è uscito questo libro, sì, nuovo. E sono a tutte le volte come un battesimo, una vita nuova che comincia. Sì, tra le altre cose tu sei uno dei pochi purtroppo scrittori che creano un'attesa quando il libro sta per uscire. Che bello. No? La gente aspetta il nuovo libro di Paolo Cognetti. Tu come la vivi la notte prima? E adesso sono, l'anno prossimo faccio 20 anni dall'esordio, pensa che il mio primo libro è del 2004, quindi certo, mi sono un po' abituato, sì, però è sempre molto emozionante. Però man mano che la carriera va avanti, gli ultimi immagino siano anche molto più attesi dei precedenti, senti un po' il peso da fuori, sì, o riesci a trovarti un tuo equilibrio? Piacerebbe che il livello fosse sempre più alto, non lo so, però sì, sempre però che stia lì. Allora Paolo, ti devo dire la verità. A parlarti così mi sento un po' in imbarazzo. Spero che questa sia la chiamata della pubblicità, così ne approfitto, mi sistemo un attimo, mi do una... Ditemi che c'è la pubblicità, per favore. C'è la pubblicità. Meno male. Va bene, allora mi do una rinfrescatina e poi ritorniamo con uno dei migliori scrittori di questo paese, Paolo Cognetti, con noi a Stasera c'è Cattelan. A tra poco. Stasera c'è. Bentornati a Stasera c'è Cattelan, è uscito oggi in libreria giù nella valle il nuovo libro di Paolo Cognetti che è qui con noi questa sera. Ho letto un'intervista di, su Repubblica a Stefano Mancuso in cui ti definiva un naturalista, che sono quegli scienziati che però usano spesso i disegni per dipingere la natura, e ti ha descritto come una persona che attraverso i suoi libri in qualche modo riesce a dipingere la natura. Ti ci trovi? Mi ha fatto molto piacere perché lui è un grande botanico, Stefano, io sono un suo lettore da sempre e ti devo dire, negli ultimi anni ho letto più libri sui boschi, sugli alberi, sugli animali, mm-hmm, sul clima, che romanzi e racconti. E avevo l'idea proprio da scrittore di riuscire a costruire una storia in cui alberi e animali avessero lo stesso valore, la stessa importanza degli esseri umani, sì, che ci sono, non mi sono dato alla favola. Sì. Però ci sono due cani, un bel po' di alberi, tre personaggi e ogni capitolo a un protagonista diverso. Sì, allora ci sono due cani che sono la parte iniziale del libro, no? A me in quella fase ha ricordato quasi un po' Jack London. Jack London. Poi ci sono gli esseri umani e poi alla fine c'è addirittura un poema per sì, gli alberi. Le ispirazioni principali sono Jack London, da tanti anni volevo scrivere un racconto di cani come mm-hmm, richiamo della foresta, e l'altra è Nebraska di Bruce Springsteen. Mm. Il libro si chiama Giù nella valle, che è un verso di The River, Down in the Valley. E Nebraska, disco del settembre dell'82, mi ha sempre accompagnato, lo ascolto da sempre. E quindi, se ti ricordi, la title track di quell'album, che era proprio Nebraska, parlava di due giovani serial killer, mm-hmm, due teenager che in fuga nell'America di fine anni 50 facevano fuori una decina di persone. È la storia vera che ha ispirato anche Natural Born Killers e La rabbia giovane di Malick, che si innerva nella letteratura e nella musica americana. Che sono un po' i temi che ci sono nel libro? Cioè, c'è tanta violenza anche, no? C'è questa sensazione per cui la violenza è sempre presente, non si riesce a sfuggirne, non si riesce a non esercitarla a volte sugli altri. Per la prima volta, io che sono un po' delicato, ho messo del sangue in un mio libro, mi sono ispirato al noir, è indubbiamente la storia più noir che io abbia mai scritto, ci sono dei morti, c'è un amore, c'è dell'erotismo, ci sono tutte le... anche qualche cliché del noir. C'è un poliziotto che è il protagonista, un po' uno sbirro cattivo. Che ha dei problemi suoi da sistemare. E poi c'è tanta natura, come dicevi. A proposito della natura, visto che hai detto hai letto più libri sulla natura in questi tempi che narrativa, racconti, mi confermi che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua? Cioè,
Io... Le montagne non si sono proprio formate perché la goccia ha scavato la pietra? Io l'ho vista la pietra scavata. Sì, cioè, è l'erosione. Opporsi a un proverbio millenario cinese non mi sembra proprio... C'era qualcosa che non mi tornava in questa frase. Dicevo, ma io la sapevo un po' diversa la storia, però vabbè, insomma. No, guarda, sono molto contento di questa spiegazione che mi hai dato, anche del titolo, Giù nella Valle, che è una citazione di Nebraska, perché io pensavo fosse una specie di... via di fuga da Su nella montagna, perché comunque Otto Montagne è stato un successo talmente enorme che ti ha caratterizzato in qualche modo, no? Io invece sono uno scrittore, non sono uno scrittore di montagne, sono uno scrittore di esseri umani, di vite e anche di vite non umane. Volevo un po' tornare giù, sporcarmi le mani, c'è questo fondovalle rovinato, noi abbiamo questi fondovalli industriali anche a un'ora, un'ora e mezza da Milano, fabbriche, cementifici, cave... Ci stava bene un noir ambientato lì, lungo il fiume, tra il bosco, questi lupi o animali che ritornano, questa umanità anche abbastanza rovinata. Sì, poi i montanari sono sempre visti un po' come molto solitari, che probabilmente è anche una parte del tuo carattere, però tu sei anche un grande, molto accogliente. Io Paolo l'ho conosciuto, ci siamo conosciuti nel 2008, stavamo provando a ricordarci... 2008. 2008-2009, perché tenevi dei corsi di scrittura, alla quali Bulisa. Io venivo, partecipavo, ascoltavo, scrivevo, non leggevo mai niente perché mi vergognavo, ma però... Infatti, ma tu l'avevi preso. Soprattutto hai fatto benissimo come un laboratorio di lettura, perché a te piaceva tanto leggere. Io venivo a leggere, sì, a sentire anche un po' quello che scrivevo. Non so se il tuo pubblico sa che è una casa editrice, l'hai raccontato. Sì, lo sapete? Che è una casa editrice? Sì. E questa è la domanda facile. Avete mai letto un libro della mia casa editrice? Sì. Certo, allora, tutti lo sanno, però no, sono mi piace molto leggere. Sì. Sei stato bravissimo, perché in anni di crisi del libro hai fatto un'operazione molto coraggiosa. Bravissimo. / poi scemo, tuoi... scemo. No. Aperto, no, beh, a me piace, a me diverte. Rifugio, esatto, di questo volevo parlare. Hai aperto un rifugio, perché comunque è vero che non sei uno scrittore di montagna, sei uno scrittore, ma la montagna però ti piace, evidentemente. Ci abito per 6 mesi l'anno. All'inizio volevo aprire un rifugio come i vecchi tempi, poi è diventato impossibile perché comunque scrivo. E quindi è un rifugio culturale dove ospito scrittori, artisti in residenza, gruppi di studio, corsi. Che bello. E l'ho chiamato un rifugio culturale. Sì. Si viene, per esempio, se vuoi venire con accento a fare un fine settimana di lavoro. Ma magari. Un posto giusto. Ma magari, ma bellissimo, bellissimo. E dove non c'entra niente con il set di Otto Montagne? O è proprio lì? È proprio quello lì. E dove sono stati Marinelli e Borghi? Borghi e Marinelli. Come si sono comportati Borghi e Marinelli in montagna? Beh, io ho questo test per cominciare un'amicizia. Sì. Ti dico, non mi piace tanto chiacchierare seduti a un tavolino, andiamo a fare 2 passi. Sì. Loro ovviamente mi dovevano assecondare perché non potevano dirmi di no. E quindi arriva Luca, per conoscerci andiamo a fare due passi e c'è questo posto che si chiama Rifugio Mezzalama. Sì. 3050 metri in Val d'Ayas. Ai piedi degli Acciai del Rosa sono 1300 metri di dislivello. Aia. Con gambe allenate, 3 ore e mezza di cammino. È un test. A metà della salita questi iniziano a maledirmi, a bestemmiare. Io mi allontano. Sì, fai finta di non sentirli, lascio un po' indietro. Li vedo fiammeggiare e li aspetto su. L'ho fatto con tutte e due. Devo dire, i ragazzi si sono comportati benissimo. Ah, bene. Borghi a un certo punto ha lamentato un dolorino al ginocchio che lui non ce l'ha fatto. Ha finto un infortunio. Però siamo arrivati su nelle nebbie, non c'era nessuno, c'era un altro tavolino di ragazzi e ragazzi che mangiavano. Io e Alessandro coordiniamo una polenta concia. Si alza questa ragazza da di fianco, si siede davanti a noi, lo fissa. E io ho detto, sto per vivere un'esperienza rock and roll a 3000 metri in cui questa ragazza gli ficca la lingua in bocca. Certo. Perché era chiarissimo. Sì. E ci ha delusi, gli ha chiesto un selfie. Ma vedi, i giovani d'oggi, sempre con questi telefonini in mano. Mamma mia. No, devo dire che Otto Montagne è diventato ovviamente anche un film, sono stati molto bravi loro nel film. Sì. C'è questo rapporto di amore tra due uomini, amore amicale. In questo libro c'è un rapporto di amore fra due uomini che sono due fratelli. È un tema che torna, no? La bromance, diremmo sì, un po' oggi, no? Cioè quell'amicizia molto molto forte, quel legame che è quasi simile a quello di un, sì, di un amore sesso a parte. Qualcuno a Otto Montagne l'ha chiamato The Straight Brokeback Mountain. È il Brokeback Mountain Straight, sì, sì, un po' sì. Ci sì, sta, ma io non mi... Sì. Non mi, cioè, mi fa anche sorridere la cosa, come se l'amicizia fosse diventata strana. Sì. E tanti spettatori hanno detto, ma come, non sono gay, ma perché non finiscono a letto insieme quei due? Perché sono amici. Perché sono amici, sì, cioè, si può anche essere amici con grande amore. Sì, a me capita con certi miei amici anche di avere queste amicizie molto fisiche in cui ci si abbraccia, si fa botte, ci si rotola per terra.
Sì, no, no, ma infatti, guarda, io mi ci sono molto, molto trovato. Prima con David LaChapelle, prima di lasciarti andare, stavamo parlando di intelligenza artificiale, perché è un tema che sicuramente per chi fa le foto ha un valore, anche per chi scrive. Noi abbiamo provato all'inizio di questa stagione, o alla fine della scorsa, non mi ricordo più adesso quando l'abbiamo fatto, troppe puntate, abbiamo fatto una puntata col copione interamente scritto dall'intelligenza artificiale. Anch'io ho provato. Quello che abbiamo notato è che si può fare, è venuta fuori una puntata, mancavano i colpi, mancavano i guizzi per adesso, non so se poi un domani riusciranno a metterci anche quello. Tu cosa hai provato a fare? Com'era l'autobiografia di Totti? Speravo di morire prima. Speravo di morire prima, anche tu con... Sì. Comprensibile, comprensibile, comprensibile. Allora, oggi è uscito in libreria Giù nella valle, il nuovo libro di Paolo Cognetti. Leggetelo, che fa sempre bene. Poi Paolo è veramente molto, molto, molto bravo. Fate un grandissimo applauso. Grazie. A Paolo Cognetti. Grazie, grazie Paolo. A te. A presto. Da questa parte.